Focus TG RTV, una buona serata, ben ritrovati nel nostro consueto spazio riservato all'informazione dalle principali province del Veneto. Beh, in apertura c'è una notizia che ha destato molta preoccupazione in tutta la regione, in particolar modo a Venezia, perché in un fotomontaggio l'ISIS minaccia proprio la città con una bandiera che è stata fissa appunto in questo fotomontaggio su una chiesa nel capoluogo Veneto. Bene, in ogni caso dal questore Gagliardi arrivano parecchie rassicurazioni, tutti particolari nel nostro servizio di apertura di questa sera. L'ISIS minaccia la città diffondendo un fotomontaggio in cui si vede una bandiera nera sulla Basilica della Madonna della Salute. Un terrorista armato pronto a colpire è rivolto verso la Basilica, i canali di Venezia e i palazzi storici della città e si legge «Non c'è divinità se non Allah». A scovare l'immagine, alcune agenzie americane specializzate nel monitoraggio dei mezzi di comunicazione dei fondamentalisti. Ma sebbene Venezia sia un obiettivo sensibile da sempre, gli esperti dell'intelligence, già a conoscenza di questo fotomontaggio, tendono ad escludere che possa far riferimento a un ben preciso piano di attacco al cuore del Veneto, come confermano questore e prefetto. Assolutamente una fake news questo fotomontaggio. Siamo serenissimi, siamo sempre attenti perché tutte le forze dell'ordine coordinate dal signor prefetto di Venezia pongono la massima attenzione in questa città, non abbiamo nessun tipo di segnale, la nostra attenzione è sempre alta. Non diamo importanza a questa cosa perché quella bandiera è apparsa su 20 campanili diversi. Per cui la cosa non ci scompone più di tanto. La città è sotto controllo, sì, potrebbe essere un obiettivo, ma diciamo, ci sono 100 città che potrebbero diventare obiettivo. Da questo punto di vista diciamo che il terrorismo di matrice islamica è un terrorismo che ha prevedibilità zero, può colpire in qualsiasi parte, in qualsiasi momento, in qualsiasi persona, però noi non ci facciamo diciamo, sottomettere dalla paura di queste persone. Nel caso proprio di questa mattina è una fake news. I controlli in città non mancano, anzi, in vista delle festività natalizie saranno adottate le stesse misure di sicurezza che finora hanno dato buon esito. Anche quest'anno potenzieremo i servizi come ogni periodo natalizio per far sì che tutti i cittadini possano godere queste feste natalizie serenamente. Ci sarà maggior impegno da parte di tutte le forze dell'ordine, ma questo è nell'ordine delle cose. Danni alla montagna, pede montana, Veneta e altri temi cruciali che interessano la nostra regione, nel punto del presidente Zaia. Entro qualche giorno si potrà avere una stima precisa dei danni alla montagna veneta. Ad annunciarlo il governatore Luca Zaia, commissario per l'emergenza, nel presentare al Consiglio regionale la manovra di bilancio. Quanti danni abbiamo avuto? Noi calcoliamo che siano in settimana, li renderemo noti, che siano abbondantemente sopra il miliardo di euro. Abbiamo una fascia interessata di circa 100.000 ettari, che non è una roba da poco, dei quali vi posso già dare un dato verosimilmente buono, 28.000/30.000 sono rasi a suolo. Data la vastità dell'area interessata, non è stato semplice realizzare una mappatura esatta di tutte le zone colpite, che ha richiesto particolari condizioni meteo per ottenere delle immagini sufficientemente nitide dai satelliti. Abbiamo fatto questa foto e oggi sappiamo dove sono queste aree di schianto, sappiamo dove sono le briglie che sono saltate, dove sono le frane, per avere un quadro generale per poter fare una stima entro il 10 di dicembre. La richiesta di introdurre un addizionale IRPEF regionale per sostenere la montagna, avanzata dall'opposizione, è stata respinta dalla Giunta. Noi tasse non le mettiamo, daremo una mano al bellunese, cercheremo di recuperare la situazione, ma pensare di chiedere di applicare tasse ai veneti in questa fase decisamente no. Queste cose si fanno quando non ce la fai più, ma per ora ce la faremo e ce la facciamo. Il fondo di solidarietà istituito dalla Regione a sostegno dell'emergenza ha raggiunto nelle scorse ore i 2 milioni di euro di donazioni, una generosità che il governatore definisce commovente.
Altra voce pesante del bilancio regionale, che ammonta in totale 17 miliardi di euro, 9 dei quali destinati alla sanità, è quella che riguarda la Pedemontana Veneta. Il primo tratto della nuova superstrada, annuncia Zaia, sarà inaugurato a giorni. Qualcuno potrà dire, ma lo stai dicendo da un mese, perché non lo apri? Semplicemente perché, come accade in Italia, allora c'è il concessionario che c'ha un programma, un software per l'esazione dei pedaggi, che si rifà a un programma francese. L'ISCAT ne ha un'altra e questi non parla tra loro. Io ho detto che sono stanco di aspettare, per cui se non me l'aprono con il software che dialoga, tirino su le sbarre, intanto la faremo gratuita e lo facciamo pagare al concessionario a questo punto il pedaggio, perché è impossibile pensare di lasciare 7 km, 8, 10, quelli che sono, di una strada che è già pronta da mesi, e io direi che è il caso di aprirla. Si avvicina il periodo natalizio e come sempre, come ogni anno, continuano e si intensificano purtroppo i colpi, i furti in abitazione e quant'altro. Nuove razzie di ladri, questa volta in bar e ristoranti a Mogliano, e intanto i cittadini tra Silea e Roncade aderiscono alla vigilanza per cercare di tutelarsi in qualche maniera. Sentiamo. Non si fermano i furti nella Marca, da Preganzola a Silea, da Roncade a Mogliano. Proprio qui nel fine settimana due i colpi messi a segno nella notte tra sabato e domenica. Nel mirino dei banditi il bar dell'Hotel La Meridiana e il ristorante al Bacareto. Nel primo caso i malviventi a volto coperto, ripresi dalle telecamere di videosorveglianza, in soli 5 minuti sono riusciti a forzare la porta d'ingresso, ad entrare arraffando un mixer audio, diverse bottiglie di liquore e altro materiale per un bottino di circa 4.000 euro per poi fuggire. Nella stessa notte, a pochi chilometri di distanza, sempre sul terraglio ad essere svaligiato il ristorante al Bacareto. Anche qui i banditi hanno forzato una porta e una volta dentro hanno messo a soqquadro la stanza, scappando con il fondo cassa e alcune bottiglie di vino. Si allunga così la già lunga lista ormai quotidiana di episodi tentati o portati a termine nella Marca. Abitazioni, negozi, aziende, ristoranti e bar, come in questi ultimi episodi, nessuno viene risparmiato. Intanto dalla settimana prossima prenderà il via il servizio di vigilanza privata autofinanziato dai cittadini. Si concretizza dunque l'idea lanciata dal gruppo Facebook Furti in Corso. Per adesso partiremo già con il comune di Roncade, compreso delle frazioni di San Cipriano, Roncade Centro e Biancade, e Silea, compreso sempre Cendon, Sant'Elena e Silea stessa. Si svolgerà per quanto riguarda il servizio notturno, con due passaggi della agenti di vigilanza con una guardia giurata e un passaggio anche, siamo riusciti, in diurno dalle 5:30 alle 8:30-9 di questa guardia qui. Passerà a passo d'uomo per tutte le vie, controllerà con i fari e con i loro strumenti se ci sono delle persone che possono violare le nostre proprietà private. 250 le persone che al momento hanno aderito nei comuni di Silea e Roncade, con una spesa cittadino di 11 euro al mese. Ma il servizio di vigilanza privata con il sistema dell'autofinanziamento a breve dovrebbe partire anche a San Biagio e Carbonera, mentre in questi ultimi giorni stanno arrivando richieste dalle frazioni di Preganzola. Ci separiamo per qualche istante, a tra pochissimo.